Salve a tutti, io sono Happy Max e benvenuti su questo nuovo video. Allora, oggi vedremo la nostro atterraggio del grandissima Perseverance, il rover di Marte, dal vivo, ecco. E mi dispiace di non aver fatto nessuna live, ma non è colpa mia per la rete. Quindi andiamo ad analizzare un po' i vari discorsi e cercando di stare il minimo possibile di spiegare un po' tutto. I dati ci mettono quasi 11 minuti per arrivare. Di conseguenza facciamo un paio di conti molto semplici. Facciamo 11 minuti e 22 secondi. Un minuto sono 60 secondi, quindi 600 82 secondi per arrivare. Anzi, no, scusate, sì, 682 per arrivare. Di conseguenza, 682 diviso, sappiamo che velocità è uguale a spazio fratto tempo, quindi lo spazio è uguale a velocità per tempo, e 300.000 km al secondo, che è la velocità della luce circa per 682, troviamo la distanza, che sono milioni di chilometri. Cioè, fate un po' che ci abbiamo messo 7 mesi per arrivare. In questo momento, adesso andremo sul sito per vedere le simulazioni in modo diretto. E qua sta dicendo che la differenza tra il Curiosity, che è arrivato un po' di anni fa, su Marte, ha molte più attrezzature. In questo momento sta spiegando in poche parole come le differenze tra il Curiosity, il rover che hanno mandato un po' di tempo fa, e il Perseverance. Il primo è la durabilità della batteria. Allora, il secondo è molti più metri, ne fa tipo 200 al giorno invece che 20 circa come ne faceva il Curiosity. E la terza cosa più importante è che ha molta più capacità di contenimento delle varie rocce che vengono prese in considerazione. Un'altra novità che ho appena detto è stata che non appena il rover toccherà terra, sarà giù subito operativo per cominciare a navigare, per arrivare ai suoi punti. E fare, hanno detto, 200 metri ogni giorno per giorni, direi che potrebbe fare chilometri. Beh, anche qua adesso sta facendo vedere il braccio robotico, che è, diciamo, la parte più importante di tutto il rover, perché oltre alle ruote, che sono fatte completamente in metallo, è un sistema nuovo, anche diverso rispetto a come era il Curiosity. Adesso sta spiegando il braccio robotico e come si può ruotare per prendere campioni per analizzarli. Anche molte telecamere, ce ne sono tipo 4, 5 o 6 anche davanti e un paio dietro. Di conseguenza potremmo riuscire a vedere foto in 360 gradi di Marte. Che ne so, invece di avere Google Earth, avremo Google Mars e potremo viaggiare su Marte. Farci fo su foto ogni, che ne so, ogni 50 metri ti vai avanti, che ne so, utilizzare il VR per la realtà aumentata e vedere tutto intorno a te. Ok. Allora, il sistema di atterraggio è molto semplice. Quando il sistema, la satellite, arriverà per Marte, già di suo, per l'attrito, per arrivare sul pianeta, rallenterà. E quando arriverà a una velocità e a una distanza tale da riuscire anche a utilizzare i propulsori, vabbè, in poche parole, sì, già per l'attrito, entrando nell'atmosfera di Marte, rallenterà. Arrivato a scendere da migliaia di chilometri a centinaia di chilometri, lo shield, lo scudo termico che c'è qua sotto, si staccherà e si attiverà un paracadute.
che abbasserà la velocità da centinaia di chilometri orari, quindi 300-400 km, lo abbasserà a qualche centinaio, non di più. Allo distacco, quando arriverà, non so, a qualche centinaio di metri dal suolo, forse, scusa, qualche chilometro, qualche centinaio di metri, il rover si staccherà completamente dal suo satellite, ecco, di trasporto, e partirà con i suoi propulsori, che saranno, credo, molto probabilmente dei monouso, per abbassarsi e atterrare dolcemente sulla superficie di Marte. Quindi alle 21:38, eccolo qua, The Split, in circa 21:38, 21:39 ci sarà la separazione. Alle 21:48 ci sarà il punto in cui la navicella entrerà completamente nell'atmosfera, e verso le 21:52 circa, 22, 52, 53 circa, ci sarà la separazione dello scudo termico, e di conseguenza noi potremo vedere il Perseverance bellino bellino, che sarà pronto per essere, mi viene in inglese, per essere separato dal sistema. Quindi verso le 2 minuti circa, quindi alle 21:54 ci sarà la separazione. E alle 21:52, e 6:55, alle 21:55 ci sarà l'atterraggio vero e proprio. Anzi, piccolo errore, non so se l'ho già riscritto. Il Curiosity è stato portato nel 2012, non nel 2015, errore mio. Un paio di domande che sono venute in mente anche qua sulle live è: come mai non possiamo avere foto direttamente della sonda, ma possiamo solo avere una simulazione? Non ne potremmo avere perché non abbiamo telecamere, anche perché per mandare un segnale, solo per mandare un segnale di qualche byte, ci vogliono circa 11 minuti. Pensate a mandare un'immagine, quanti minuti ci vogliono per mandare tutto un file? È come dire mandare una foto da un amico. Eccolo qua, abbiamo esattamente, eccolo qua, si è staccato il pezzo. Bellissimo. In questo momento sta andando a 5.307 metri al secondo. Porca miseria. Altitudine 164 metri. 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vabbè, è in ritardo di 5 secondi, mio caro. In questo momento è entrato nell'atmosfera. Anzi, in realtà è entrato da 10 minuti e passa. Adesso ci saranno i 7 minuti più intensi di tutti. Ormai ci sono 2 milioni di persone che stanno ascoltando la live. 2 milioni, cioè, che non sono un cazzo rispetto a 7 miliardi, però, cioè, pensate, 2 milioni qui. Poi 100.000, 100.000 da un'altra parte, e più altri canali. Pensate, forse quasi 1 miliardo di persone stanno vedendo questa cosa qua. Cioè, pensate, 7 minuti in realtà sarebbe già su Marte, però non lo sappiamo, perché ci mette quasi 11 minuti per arrivare, quindi è come se lo vedessimo veramente in live, però in realtà potrebbe essere già arrivato e potrebbe già stare mandando immagini. Oh. Mamma. Poi con la maglietta, col maglione giusto. Olè. Adesso starà sistemandosi per l'attracco. Ecco, quella, diciamo, è la parte che hanno renderizzato meglio. Per ora sta andando tutto bene, stanno continuando a parlare bene. Vediamo col sistema, dovrebbe essere così. 60, 14 km.
20, scusate, 20, 25 km, 24 km da Marte. Pensate se tipo è andato storto, si è schiantato. Noi in realtà potremmo solo vedere dati che vanno a caso, e quindi la simulazione potremmo vedere, che ne so, il rover che va anche sottoterra. Il che potrebbe essere possibile. In questo momento ha sganciato il paracadute, che adesso starà facendo rallentare la velocità della navicella. Guardate quanto sono impegnate, sono lì a vedere tutti i dati, vedere se sta andando tutto bene. Ecco, in questo momento c'è stata la separazione dello shield, dello scudo termico. E quindi in questo momento, se esistesse una... Oh mio Dio. Infatti bastava vedere che da 800 km/h si è passati quasi a 400 km/h, se non meno. Quindi un traguardo secondo me eccezionale. Adesso non so perché, ma c'è il sistema che è un po' buggato. Pensate, tra un minuto, se tutto va bene, potremo vedere il rover che manda immagini. Madonna. Ok. Ok, dovrebbe, diciamo, essere già staccato, e quindi, come si vede dalla simulazione, dovrebbe scendere. Cento metri, 80. Ok. Ecco, in questo momento, come vedete, sta proprio scendendo, e il rover lo sta proprio calando. Il bello di questo sistema è che è completamente automatico. Dovrebbe esserci il touchdown. Adesso vedremo il completamento automatico. Così non ha avuto neanche un minimo di
lo spazio abbia compreso il valore e quanti sforzi avranno fatto per costruire tutto questo. 7 mesi di attesa per arrivare ad avere immagini, un paio di immagini, due o tre immagini. Per alcuni potrebbe sembrare una cosa stupida, per altri può essere veramente il cambiamento. Quindi io vi saluto, vi ringrazio tantissimo, scusate ancora per il ritardo, ci vediamo al prossimo video.